lo svizzero fotografo. La musica gli dà il nome di vita, intanto poi la leva. Gabriele c'era mai stato a Firenze? Non è mai stato. No. Questa è la cosa che odio, vedi? Cosa? Togliere canali di fusione, proprio. Talmente confusione che si riesce neanche
rompi i coglioni, ci dice. Come? Ti rompi i coglioni. No. Eh no. La donna è nera perché appartiene alla notte, è nella notte che l'anima in modo lieve si distacca dal corpo, è come se fosse sospesa. Ez álombat, tehát éjszaka történik az, hogy a lélek az egy kicsit elválik a testtől, mint hogyha úgy lebegne. Lei è cinta la ragione, quindi la parte che tiene i capelli cinge la ragione di luce. E lei che è la guida spirituale, perché appartiene alla notte, il momento in cui tutte le anime fra loro dialogano, possono parlare. Sono di guardia queste due falene, queste due farfalle notturne. Dove sono le farfalle notturne? Quelle lateralmente appoggiate. Ah. Tutte le altre figure si distaccano dalla materia, questa è la risurrezione vera e propria, cioè nei sepolcri questo velo lascia che il corpo si ricongiunga allo spirito e rimane sotto questi veli. Qui addirittura il corpo cioè, toglie una parte e diviene un anello. Il sepolcro da dove lui riesce a uscire rimane come base, quello è il male vinto. E quella figura più importante che è Nicodemo. Nicodemo nella resurrezione di Cristo, anche nella pietà di Michelangelo, quindi a Firenze, dove lui si identifica e non c'è Giuseppe, c'è Nicodemo, è colui che prepara Gesù al sepolcro. Quello che era morte poteva essere vita. È l'infinito del valore questo qui. È una cosa infinita, non, anche se sono due termini finiti, cioè la vita e la morte sono due termini finiti, concreti se vuoi, ma non lo sono, perché vita e morte, stessa cosa, è una cosa infinita. È l'assenza del numerico, del positivo, del negativo, del maschile e del femminile. E come dicesse a te, essere maschio e essere femmina può essere la stessa cosa. Oppure il giorno e la notte è la stessa cosa. Allora è unità totale praticamente di tutto, indifferenziata. Nemmeno, è l'infinito, è lo sbocciare di un fiore che è lontano migliaia di chilometri da te, che però è in te, è tutto questo, è questo vibrare della vita che non è in te, che deve essere sentito, questa è la cosa più importante. Cioè l'intento mio in questo lavoro è questo, cioè unire tutto ciò che c'è, che mi ha generato, che potrò generare io, che è negli altri. Cioè le percezioni più profonde non appartengono mai a te, appartengono sempre agli altri. Presenti, non presenti e divine. Quindi l'unione di queste cose ti permette di essere, nel caso mio, purtroppo degno della vita che faccio. Degno. Cioè non essere superiore, degno. Cioè rispettare rispettare la vita. Per quello che, come l'ape regina e l'ape operaia, cioè, devi fare l'operaia, poi un giorno o l'altro fa la regina, cioè no, certo. O se zoccola, però zoccola ce n'è una. Amo di Dio. Sì, ma cosa prende adesso? È la tomba della luce questa. Ma prende te? No. Io uso trasparente, e quindi niente. Prima ero vanitoso io, perché volevo arrivare, sfondare, volevo essere conosciuto. E ora che sono conosciuto. Cioè, io lavoro per Dio. È una grossa presunzione, l'unica presunzione è questa. Però
cioè lui mi sente, mi vede, mi ascolta, il divino che vuoi in me, è come il vivere e morire è la stessa cosa, questo non appropriarsi nel vivere di qualcosa che realmente esiste. E io quando una cosa non so come farla, so che nel bagno, in un cesso, in una merda pestata, troverò la forma per finirla e la troverò sempre lì, mai dentro di me, sarà sempre fuori. Magari viene in farmacia uno, apre la borsa, gli casca il rotolo di qualcosa, c'è una forma che mi aiuta a finire questa cosa. È sempre così quando non so risolvere la cosa, perché non mi appartiene. Non mi appartiene. E la cosa bella che una cosa fatta da me, una parte l'ha fatta un estraneo. È bello questo, no? È giusto anche. Bellissimo, sì, è giusto. Fai parte del tutto. Eh sì, anche perché sarebbe una presunzione, sarebbe assurdo, no? E ogni, che ne so, io mi sono reso conto che una figura fatta lì è uguale a un falegname che vive nella via, però non l'ho fatto volutamente, perché magari nella mia memoria c'era l'immagine sua, però è stata l'immagine sua più risolutiva di quella immaginaria mia magari, non voluta. Gabriele è sposato? Sì. Sì. Ha figli? No. No? Io l'ho fatto masterizzare, no? Idi sbagliato. Ha una spalta. Ma adesso io non ho capito se sto ti gustate, mentre ci fa film, ne ho tutta la pagina. A me è netto, no? Un latte caldo col miele. Cioè, mia nonna.